insieme in diretta al Mondo Insieme, pronti a raccontarvi il mondo, però è indiscutibile che viaggiare costa e molte volte anche tanto. Allora noi abbiamo il nostro inviato speciale, Davide Scarcella, ribattezzato Mr. Low Cost, che ogni volta ha una mission, andare alla scoperta di una città europea senza superare il budget di 250 euro. Questa settimana sapete dove l'abbiamo mandato? Proprio per il clima natalizio, per il fatto che è una città bellissima, a Vienna. Vediamo se ci è riuscito, Mr. Low Cost! Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Vienna. Proverò a visitare la città, cercando di non spendere troppo, al massimo 250 euro. Ce la farò? Vedremo. Lass uns gehen. Certo che è proprio un bel vedere. Davide, lo sai che Vienna, oltre ad essere una città ricca di storia e di cultura, in questo periodo è molto famosa per i suoi mercatini natalizi? Sì, Licia, lo so, e in effetti sono qui per questo. Oggi però voglio dedicarmi alla Vienna più tradizionale, tanto non scappano. Eccomi qui, tra i vicoli del centro, dove sono ancora presenti i gioielli d'arte della vecchia Vienna, come la Basilikum-Haus, una delle case borghesi più antiche della città, che risalirebbe al 1212. Sono proprio questi dettagli che fanno la differenza, antica, elegante e curata, ma anche cosmopolita. Com'è bella Vienna, Davide, sei d'accordo? E soprattutto, lo sai, custodisce una leggenda molto particolare proprio all'ingresso del locale lì vicino. Grazie Licia, ci vado subito. La leggenda risale al 1679, nel periodo della peste a Vienna. Un menestrello di nome Agostino girava da una taverna all'altra cantando e suonando la sua cornamusa. Davide, ma hai visto ai tuoi piedi? Era uno a cui piaceva bere e un giorno che aveva alzato il gomito in modo particolare si addormentò per strada. Creduto morto, fu gettato in una profonda fossa con altri corpi infettati dalla peste. Quando si risvegliò cominciò a suonare e a cantare a più non posso finché non venne tirato fuori dalla fossa, diventando così un simbolo di speranza per i viennesi. Prendo la metro, linea verde, direzione Schönbrunn. Non serve la mappa, basta seguire la massa di gente per raggiungere la destinazione, ovvero il palazzo di Schönbrunn, l'ex residenza estiva degli Asburgo. È una delle più belle costruzioni barocche in Europa e oggi fa parte del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO per il suo valore storico, la posizione unica e i suoi fastosi arredi in stile rococò. È qui che, dopo le sue nozze con l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, si trasferì la principessa Sissi. La reggia ha complessivamente 1441 stanze, dico 1441 stanze, di cui però soltanto 45 possono essere visitate. Comunque troppe per me, che preferisco rimanere all'esterno, grazie anche alla bella giornata e soprattutto al fatto che qui si può accedere gratuitamente. In questo periodo poi vengono allestiti anche celebri mercatini di Natale, che rendono l'atmosfera ancora più unica. Potrete trovare decorazioni natalizie, dolciumi e tanti altri prodotti tipici. Combinazione perfetta per famiglie, amici e coppie. Che bel giardino, hai visto? Immaginati in primavera come deve essere durante la fioritura. Sì, sì, hai proprio ragione, Alice. Dietro al palazzo c'è questo magnifico parco che ospita statue, monumenti, fontane impressionanti e lo sfarzoso Caffè Gloriette nel punto più alto del parco, ma sicuramente non adatto alle mie tasche. A quel tempo, evidentemente, i bei panorami erano molto apprezzati, lo dimostra questa spettacolare vista. Se pensate a un viaggio a Vienna, vi consiglio davvero di venire qui. È infatti la meta turistica più visitata in Austria.
conta circa 5,2 milioni di turisti all'anno. E come dar loro torto? Un po' infreddolito, lascio il palazzo per tornare in centro. La mia attenzione viene catturata da questi piccoli chioschi lungo i marciapiedi che offrono, oltre ai tradizionali würstel viennesi e agli hot dog, ogni varietà culinaria. La mattina dopo mi dirigo verso la cattedrale di Santo Stefano, il Duomo di Vienna. La sua costruzione iniziò nel XII secolo ed attraverso un percorso molto travagliato è arrivata così fino a noi, con uno stile che è un mix tra il romanico, il gotico, il rinascimentale e il barocco. Per 5 ore e 50 si può salire sulla torre nord per ammirare il tetto maiolicato, composto da 250.000 piastrelle colorate per un tocco di Mediterraneo nel centro dell'Europa che danno al Duomo un aspetto meno austero. Inoltre la vista è eccezionale e panoramica. Proprio dietro l'angolo si trova il Dom Museum, che per 8 euro permette di accedere ai preziosi tesori dell'arte sacra e arte contemporanea. Inoltre sono esposte anche le prime opere di Gustav Klimt, uno dei più importanti pittori austriaci e uno degli artisti più rappresentativi dell'Art Nouveau. È ora di pranzo e, percorrendo le vie del centro, mi lascio incuriosire da questo fornaio, che è anche un ristorante. E allora mi fermo qui per scaldarmi con una bella zuppa di zucca. Con la pancia piena, mi infilo nel tram. Io viaggio con la Vienna City Card, che per 24,90€ mi dà accesso a tutti i mezzi pubblici per 72 ore. Destinazione? Belvedere! Mi accoglie questo maestoso giardino, ricco di decorazioni, punto forte dell'architettura e del paesaggio barocco. Che dire, è proprio un belvedere! Il biglietto di 15 euro dà accesso a questo fastoso castello che venne costruito alla fine del 1600 per volere del principe Eugenio di Savoia, grande condottiero e amante dell'arte. Oggi ospita una delle più pregevoli collezioni di opere d'arte in Austria, dal tardo gotico al barocco, fino all'arte moderna. Davide, lo sai che stai per vedere il bacio più famoso del mondo? Potresti prenderne spunto. Grazie del suggerimento, Licia. Eccolo il famoso bacio di Gustav Klimt. Siccome non sono ancora sazio di arte, prima di andare ai mercatini di Natale, faccio un salto al Museum Quarter, uno dei complessi museali più grandi al mondo. È un cubo luminoso di cemento bianco che di sera viene illuminato con proiezioni colorate. Il biglietto per il Leopold Museum costa 13 euro e dà accesso ai centinaia di capolavori austriaci di arte moderna, collezionati da Rudolf Leopold, appassionato e esperto d'arte. Anche qui ritroviamo i capolavori di Klimt, come l'olio su tela Vita e Morte, e del precoce espressionista Egon Schiele, con opere grafiche originali di disegni e foglie a colori. Ma adesso è arrivato il momento di andare ai mercatini di Natale. Passeggio per la città, che di notte è davvero affascinante, soprattutto in questo periodo. Prima però mi fermo un attimo per uno dei capolavori della città, la Sacher Torte, l'originale, la cui antica ricetta sarebbe ancora custodita in una cassaforte. Ovviamente non posso fare a meno di assaggiarla, proprio qui al caffè Sacher, ma non ho tempo per sedermi, quindi opto per la versione to go, da asporto. Simpatica e pratica, no? Finalmente posso dedicarmi completamente a questi incantevoli mercatini natalizi. I più grandi della città si trovano nella piazza del Rathaus, la piazza del municipio, dove c'è anche l'enorme albero di Natale, ormai divenuto una tradizione. Snowing and blowing.
decorazioni natalizie, cioccolata, musica e la pista di pattinaggio creano un'inconfondibile atmosfera. Insomma, è proprio Natale qua. Con un vin brûlé è tutto più buono, è bello. Davide, ma la torta? Dove hai messo la torta? Hai ragione, Alicia. Eccola. La torta più nota di Vienna. Cacao, marmellata e glassa al cioccolato. Che bontà! Il mio viaggio ormai è arrivato al termine e come al solito devo controllare se anche questa volta sono riuscita a rimanere in linea. Cioè, volevo dire, nel budget. Ma come? Ma sorridi pure, hai superato il budget! Più di 300 euro, ai ai ai! Vabbè, ti dovrai rifare la prossima volta, nostro Mister Low Cost.